Come se ci si rivolge ad un amico intimo, ad un confidente.
È come se vedendo il condannato accanto a sé lo riconoscesse all'improvviso di un colpo: tu sei Gesù. Ricorda di dire. Il malfattore non domanda nulla a Gesù, se non un ricordo. Che bello. Non gli domanda né il paradiso, né una parola, né uno sguardo, neppure gli domanda alcune gocce d'acqua, come il ricco ebrone della parabola quando, alzando gli occhi, vide Lazzaro nel seno di Abramo, ormai nella gloria. Dice soltanto: ricordati di me. Cos'è un ricordo? Ho letto da qualche parte che non è niente, il ricordo non è nulla, che non puoi vedere né toccare, ma che è così grande da non poter essere distrutto. Certi ricordi sono impressi nella nostra vita che sono incancellati. Certe esperienze sono inserite come su una cera e rimangono lì per sé. Forse il buon ladrone domanda a Gesù solo questo: essere depositato nel suo cuore, essere iscritto nella sua vita, perché la tragedia che lo aveva portato sulla croce non lo annientasse del tutto. Ho bisogno di te, del tuo amore. Chiede di rimanere in Gesù, riconosciuto come la verità. La verità in senso biblico è questo volto di Dio amore che si svela a noi e ci riempie dei suoi doni, ci libera dal male, ci ricolma dello spirito. E la verità libera davvero questo malfattore. Per questo Gesù gli risponde: in verità ti dico, oggi sarai come in paradiso. Stare con Gesù è lo stesso che stare nel paradiso, cioè nella comunione piena, nell'amore che dà senso, pienezza, gioia, felicità, quella felicità di cui noi aspiriamo in maniera forte. E sulla terra proviamo solo alcuni frammenti quando viviamo nell'amore con il Signore tra di noi. Quando invece entra il diavolo e crea divisione, lì c'è il malumore, lì c'è sofferenza, disagio. La presenza di Dio amore dà unità e gioia. Sì, questa è una promessa riservata a tutta l'umanità, anche ai malvagi, ai peccatori. Dipende da ciascuno di noi accoglierla, accettando di perdere la vita per Gesù, cioè di amare Lui al di sopra di ogni nostro amore, di spendere la nostra vita per le persone che incontriamo sul nostro cammino nella giustizia e nell'amore. Di questa missione siamo tutti ministri. Tutti dobbiamo essere semplici strumenti, servi dell'amore. Io vescovo, i sacerdoti, il nuovo parroco Padre Marino che viene in mezzo a voi per amare e servire. Per essere promotore di carità scambiata. Paolo VI diceva: è tale la vera parrocchia dove tutti si vogliono bene, dove uno cerca il bene dell'altro, non il proprio interesse. La parrocchia, proprio perché umano divina, diceva il Papa, non è tessuta da semplice amicizia, né costruita da dinamiche improntate soltanto a sentimenti di simpatia. Essa è costituita da una ricca trama di rapporti, di relazioni che sorgono dalla Trinità, dall'amore di Dio e comunione gerarchica, perché è presieduta da un ministro consacrato e inviato per rendere presente Gesù, capo, servo, pastore della Chiesa. Dice Giovanni Paolo II: occorre spingersi insieme, unendo le forze in una gara di comprensione reciproca e di amore sincero, che faccia convergere tutti intorno al pastore comune, il vescovo diocesano, e colui che lo rappresenta nella comunità parrocchiale, il Papa. Intorno a questo centro si deve formare una comunità viva di persone che si stimano e si amano. Non c'è vera comunione ecclesiale in una parrocchia senza il Papa. Nulla nella parrocchia può essere realizzato se non c'è comunione con il Papa. È meglio fare poche cose, ma in comunione che farne molte
sapere, per un'esperienza lunga, bellissima, che il compimento della legge è l'amore scambiato e che l'obiettivo fondamentale è fare della parrocchia la casa della scuola della comunione, una famiglia di famiglie. Questa è la sfida, vivere la comunione, sentire il fratello nell'unità profonda del corpo mistico, come uno che mi appartiene. Avere la capacità di vedere ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo, valorizzarlo come dono di Dio, per rispettarlo e perdonarlo. Padre Marino, da oggi è il vostro nuovo padre. È pugliese. Conosce la nostra cultura. È nato a Martina Franca. Da circa 15 anni è sacerdote. È giovane. È maturo, è adulto. Ha fatto un'esperienza straordinaria in uno dei paesi poveri dell'Africa, in Kenya, Nairobi. Ha potuto sperimentare sulla sua pelle la forza che viene dai poveri, la presenza di Gesù nel volto del povero, e viene in mezzo a noi per raccontarci l'esperienza di Dio vissuta nella sua esistenza. Padre Marino viene in mezzo a noi per annunciarci la parola che sa, per spezzare con voi il pane della vita, per comunicarvi la grazia, per essere dispensatore della misericordia del Signore. Non altri programmi pastorali che Cristo stesso, da conoscere, da amare, imitare per vivere in Lui la vita trinitaria e trasformare con Lui la nostra storia di questa comunità inserita qui, a Galatì. È il Signore al centro della comunità parrocchiale, non il parroco che non serve né altri, ma soltanto Lui che cambia la nostra vita e la nostra storia. Carissimi fedeli, benedite il Signore per Padre Tarcisio che ha guidato con amore per un anno la comunità e per Padre Pedro destinato dall'obbedienza al Signore ad altra sede. Accogliete con fede e con affetto grande il nuovo parroco, Padre Marino, e anche il vicario parrocchiale, Don Guido. Per loro pregate Maria Santissima, perché accompagni i loro passi, fecondi il loro ministero, perché le famiglie vivano l'amore vero, i giovani avvertano il fascino liberante del Vangelo, dei poveri, gli ammalati, sentano la consolazione di essere amati da sempre.